È il consigliere regionale Stefano Tunis, già fondatore di Sardegna 2020, il capitano della squadra dei candidati nell'isola di Noi Moderati, il partito che a livello nazionale si identifica con gli ex forzisti Giovanni Totti e Maurizio Lupi. Per la Camera, con Tunis, l'assessore alla viabilità del comune di Tempio Francesco Guarnienti, l'ex 5 Stelle oristanese Lucia Scano e l'infermiera cagliaritana Renata Mura. In lista per il Senato l'avvocatessa Carla Cuccu, consigliera regionale eletta con i 5 Stelle, candidata al plurinominale da indipendente con Idea Sardegna. E poi Andrea Floris, assessore dello sport nella giunta comunale cagliaritana e l'avvocato algherese Salvatore De Riu. Tre i punti fondamentali del programma politico di Noi Moderati: una transizione ecologica ed economica che devono viaggiare di pari passo, la costruzione di un progetto sociale e politico basato sulla classe dirigente già in attività negli enti locali, focus sull'istruzione, sollevare il livello di cultura delle nuove generazioni. Osservazioni del cronista. Dall'inizio della campagna elettorale, quella di Noi Moderati è stata in assoluto la presentazione di lista più affollata in Sardegna. Tunis è riuscito a chiamare a raccolta tutti gli orfani di un gigante della politica isolana come Giorgio Oppi, il sovrano dell'elettorato di centro, dal Sulcis alla Marmilla al Campidano. Parliamo di un centro abituato a galleggiare da destra a sinistra, ma sempre presente nel governo regionale. E stasera alle 21, rigorosamente in diretta, ritorna Zoom speciale a elezioni. Dopo gli appuntamenti di Cagliari, Nuoro e Sassari, oggi sarà la volta di Cabras. Ospiti di Antonio Muroni, Francesco Mura, Fratelli d'Italia, Antonio Solinas, Partito Democratico, Luciano Cadeddu, Impegno Civico, Sabrina Licheri, 5 Stelle e Guido Garau, Terzo Polo. Dopodomani, la quinta tappa di un tour elettorale previsto con 10 appuntamenti su Tele Sardegna. Venerdì, sempre alle 21 e in replica alle 18 del giorno dopo, la trasmissione andrà in onda dal porto di Arbatax. Rispetto ad altre fra le tesi.